vediamo questo nuovo messaggio del 25 agosto dato appunto da Maria. 25 agosto 2021. Cari figli, con gioia vi invito tutti voi, figlioli, che avete risposto alla mia chiamata ad essere gioia e pace. Con le vostre vite testimoniate il cielo che vi porto. È l'ora, figlioli, di essere il riflesso del mio amore per tutto coloro che non amano e i cui cuori sono conquistati dall'odio. Non dimenticate, io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio figlio Gesù affinché vi porti la sua pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari fratelli e sorelle, cosa vuole dirci Dio attraverso questo messaggio? Parla di gioia, parla di cose. Qualcuno, mi ricordo che prima del 25 o lo stesso giorno in cui eravamo in attesa di quel messaggio, diceva: vedrete che la Madonna parlerà di questo tempo, di quelli del governo che non stanno aiutando, parlerà del male che c'è. E invece la Madonna no. Perché non ha parlato del male che c'è? Beh, in qualche modo ha detto qualcosa. Ma perché c'era stato il messaggio del 25 luglio 2019 che preannunciava tutto quello che sta avvenendo. E ve lo ripeto, 25 luglio 2019, pandemia è iniziata fine 2019, inizio 2020, anche se era già in giro da mesi e si sa ormai. Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera sia per voi gioia e corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove, voi non sarete forti, il peccato regnerà. Ma se siete miei, vi vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò figlioli, ritornate alla preghiera affinché la preghiera diventi vita per voi di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Luglio 2019, tutti stavano per andare in ferie e la Madonna dice: sta per arrivare qualcosa. Anche noi come Crocifisso Risorto avevamo avuto delle visioni che sarebbe arrivato qualcosa, e l'ultima visione l'abbiamo avuto appunto anche al ritiro di Angolo Terme lo scorso mese, anzi questo mese, all'inizio del mese. Fra l'altro l'abbiamo pubblicato anche su YouTube, se volete vedere la visione, profezia che ci ha dato per i tempi futuri. Ebbene, la Madonna diceva già: arriveranno le prove. Ma non ci aspettavamo che ci sarebbe stata una prova mondiale. E qui dice: voi non sarete forti. Ah, ma quindi la prova non è quello che sta succedendo, ma il nostro modo di affrontare questa situazione. Il nostro modo anche di pregare in questa situazione. E il peccato regnerà. Che cos'è il peccato? È l'incapacità di rimanere felici, l'incapacità di restare sani e santi, l'incapacità di rimanere in comunione con Dio quando ci sono le prove. Il peccato è quello, è quel qualcosa dentro di noi che non ci fa essere quello che dobbiamo essere. Molto semplice. Non ve lo sto esplicando a livello morale, ma a livello di umano, chiamiamolo così. Chi pecca non vive, muore. Chi pecca sta sbagliando, vive male. Il peccato vive male. E poi prosegue dicendo: ma se siete miei, vincerete. Se siete miei, vincerete. Se siete miei, vincerete. Interessante questa cosa, perché noi abbiamo chiamato il nostro ministero il Crocifisso Risorto Vittoriosi in ogni situazione. Se siamo di Dio, noi possiamo essere più che vittoriosi. Questo era solo per dirvi che appunto non è che la Madonna deve ridire quello che ha già detto. Anche Dio, nella parola di Dio, non si ripeteva. Se aveva profetizzato una certa cosa, bisogna usare la memoria, ricordare. Quello che sta avvenendo adesso era già stato detto, era già stato profetizzato. E che cosa ci sta dicendo invece in questo
fatto 25 agosto 2021, ma anche in questo tempo, perché riprende un pochettino anche alcuni messaggi precedenti, ci sta dando le chiavi necessarie per essere più che vittoriosi. Ma se siete May, voi sarete più che vittoriosi. Quindi non deve dirci che il male è nel mondo, non deve dirci che i politici sono corrotti, lo sappiamo tutti, non deve dirci che la Chiesa fa grande difficoltà in questo tempo, lo vediamo tutti. Non deve dirci queste cose di tanti errori anche ecclesiali, lo vediamo tutti. La Madonna, che ci vuole felici, ci sta dando le chiavi per affrontare nel miglior modo quello che sta avvenendo. La Madonna sa quello che sta avvenendo. E che cosa può fare? Può solo darci la medicina, può solo darci il giusto vaccino per non farci distruggere dal virus del male che c'è in giro per il mondo. E allora vediamo di farci iniettare questo antidoto questa sera, che la Madonna come infermiera di Dio ci porta. Bene, allora rileggiamolo assieme. Con gioia invito tutti voi figlioli che avete risposto alla mia chiamata. Dio quindi attraverso Maria ci offre un'opportunità ed è felice di farlo. Con gioia invito. L'annunciazione, noi la chiamiamo così, è stata una proposta di Dio a Maria, è stato un invito, quindi c'è un'annunciazione in questo momento. Dio attraverso Maria annuncia qualcosa, che c'è la possibilità di vivere bene questo tempo. Con gioia invito tutti voi figlioli, con gioia. Gesù dirà a un certo punto, Giovanni 15:11, vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gesù è stato gioioso. Ho letto qualcosa l'altro giorno, qualcuno mi ha girato una testimonianza, un qualcosa da qualche altro sito, che dicevano che Gesù non sorrideva mai, che Gesù non... la raffigurazione di Gesù di allora era così. Ma se Gesù ha detto vi dico queste cose perché la mia gioia sia in voi, Gesù ha gioito. Lo Spirito Santo, il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia. La Madonna dice con gioia invito tutti voi, con gioia. La Madonna è felice di darci questa opportunità. Fra l'altro dice invito tutti voi figlioli che avete risposto alla mia chiamata, quindi dice non invito gli altri. Noi diremmo se l'avesse sentito mio marito, se l'avesse sentito mio fratello, se l'avessero sentito i miei figli questa cosa. No, la Madonna sta invitando me e te che stiamo ascoltando. Questo quindi è gioia di ascoltare, ma anche responsabilità. Gesù dirà a chi più è stato dato più sarà chiesto, quindi io e te che stiamo ascoltando, tutti quelli che hanno ascoltato il messaggio di Medjugorje hanno una grande opportunità di gioia, ma hanno anche una responsabilità alta. È inutile dire che bello cantare gli inni alla Madonna, sentire questo e poi non capire. È una grande responsabilità quello che ci sta dando Dio attraverso Maria. Una grande responsabilità. Con gioia invito tutti voi figlioli che avete risposto alla mia chiamata. E qual è questo invito? Ad essere gioia e pace. Non ad avere gioia, non a vivere in pace, ma avrete sicuramente sentito bene, a essere gioia e pace. Essere, cioè essere gioia significa vivere costantemente la gioia. Vivere costantemente la pace. È uno stile di vita quello che ci chiede Maria, da figli di Dio. In questi giorni ho messo dei post sulla mia pagina personale di Facebook, ma cose anche tranquille. Ho visto varie persone che rispondevano però questa cosa è difficile, però quest'altra, però su e però giù. Guardate, i però, ma, e su e giù bloccano la grazia di Dio. Certo che è impegnativo vivere, verranno le prove, aveva detto la Madonna appunto luglio 2019, verranno le prove, non è facile. Dio non ha mai detto che sarebbe stato facile, la Madonna non ci ha mai detto andrà tutto bene, non ha fatto quel post con l'arcobaleno che un anno e mezzo fa molti hanno messo sui poggioli, fuori di casa, sulle porte, andrà tutto bene, adesso si stanno rimangiando tutto, hanno tolto tutto.
La Madonna non ha mai detto questo, ha sempre detto è impegnativo, verranno le prove, ma questa è la chiave. Essere gioia, essere pace. Essere significa che io e te diventiamo gioia, diventiamo pace, shalom. È potentissimo questo messaggio, è tremendamente impegnativo, tremendamente impegnativo. Quelli che dicono, ah, io mi sono consacrato alla Madonna, io sono mariano, io sono meggiugoriano, mamma mia che responsabilità, che cosa tosta che stanno dicendo queste persone. Sì, perché è molto molto impegnativo. La Madonna sta dicendo che io e te dobbiamo essere gioia. E quando uno è gioia, non lo è la domenica, non lo è quando le cose vanno bene, ma lo è sempre. Ma com'è possibile? Lo è sempre, lo è sempre. La Madonna ci sta chiedendo questo, ci sta dando, è un'opportunità ed è una richiesta. Gioia, che cos'è? La voglia di vivere. Gioia, che cos'è? Vivere coscientemente il fatto di sapere che siamo amati, che Dio è con noi, che qualunque cosa anche tremenda potesse succederci, Dio è con noi e noi siamo sempre fruttuosi. La gioia viene da una conoscenza, quindi da una rivelazione che abbiamo, non tanto dalle nostre emozioni o da quello che succede attorno a noi. Non avremo mai gioia nell'attesa che avvenga qualcosa. No, la gioia è perché qualcosa è già avvenuto. Dio ci ha amati e noi crediamo in questo. E la seconda è la pace. Mi sono interrogato su questo, cosa significa, perché ci ha detto pace. Beh, uno, perché c'è guerra ovunque in questo momento, quindi la pace è il contrario della guerra, delle guerre che ci sono. Ma la pace è anche la testimonianza di avere fiducia. Penso che tutti voi conosciate quella preghiera di Don Dolindo Ruotolo che dice abbi fiducia, che è una specie di Gesù confido in te, abbi fiducia, non t'arrabattare, non ti preoccupare, ma come bambino continua a avere fiducia. Quindi se io e te siamo gioia e pace, significa che io e te siamo in piena relazione con Dio, quindi ci fidiamo di Lui sempre, non entriamo in guerra, non entriamo in conflitto, viviamo la grazia di Dio sempre. Grande invito, grande responsabilità ci ha fatto la Madonna. E poi prosegue il messaggio dicendo, con le vostre vite testimoniate il cielo che vi porto. Con la tua vita, mi ha detto la Madonna, quindi Massimo, devi testimoniare, gli altri devono vederti gioioso e nella pace. Devono vederti vivente. Ma c'è questo il governo, c'è l'altro, Papa Francesco ha anche detto questa cosa, io sono in crisi, io su e giù. La Madonna dice, la tua vita deve testimoniare il cielo, essere vivente. E cosa significa testimoniare il cielo? Testimoniare Cristo, Cristo è il cielo. Testimoniate il cielo che vi porto. Maria chi ci porta? Cristo. E Cristo è il cielo, Cristo è la grazia, Cristo è la salvezza, Cristo è il nostro tutto. Quindi ci sta dicendo, testimoniate che avete Cristo nella vostra vita. Con le vostre vite testimoniate che Cristo è nelle vostre vite. E lo è sempre. Prosegue poi dicendo, questo mi ha toccato tantissimo. È l'ora, figlioli, di essere il riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano e i cui cuori sono conquistati dall'odio. È l'ora, virgola, figlioli, virgola. È l'ora, parte così, è l'ora. La Madonna dice, lo so cosa sta succedendo nel mondo, lo so Green Pass, lo so questo, lo so quello, so l'altro. È proprio l'ora, dice, è proprio questa l'ora per il quale io e te siamo nati, ci sta dicendo la Madonna. Voi siete nati per quest'ora, io e te siamo nati per questo, per questo momento, non per un altro. Per questo io sono nato, dirà Gesù. Per quest'ora io sono nato, dirà Gesù, ma anche io e te siamo nati per quest'ora. E ci sarebbe una catechesi solo su questo. È l'ora, figlioli, è adesso, non è solo l'adesso. E allora noi siamo nati per quest'ora di guerra mondiale, perché siamo nella terza guerra mondiale e peggioreranno le cose nel mondo. Io e te siamo nati per vivere la fede, per vivere in quest'ora. Che cosa?
Ci siete? Che siamo nati per quest'ora? E Dio non cambierà quello che avviene attorno a noi. Dio vuole cambiare il nostro cuore attraverso di noi, cambiare qualcuno sicuramente, ma ce l'ha detto appunto nella visione profezia che le cose saranno molto peggio nei prossimi anni. Quindi impariamo a vivere bene, impariamo questa cosa che ci ha detto la Madonna, che ci ha detto Dio attraverso la Madonna in questo nuovo messaggio. È l'ora di essere riflesso dell'amore di Dio, riflesso, specchio. Noi dovremmo dire: chi ha visto me ha visto Gesù, e chi ha visto Gesù ha visto il Padre. Chi ha visto Massimo dovrebbe aver visto il cielo, dovrebbero vedere il cielo nella vita di Massimo e anche nella tua vita, nella vita di Piera che è qui, nella vita di mia moglie di là. Nella vita nostra noi dovremmo essere riflesso del cielo, non il riflesso di quello che abbiamo visto al telegiornale, tutti terrorizzati, paurosi, o di quello che abbiamo letto su Facebook. No, dice chiaramente che dobbiamo essere riflesso dell'amore di Dio, dell'amore di Maria, dell'amore quindi di Dio. Ci siete? In questo momento ci sta dicendo: lo so che in giro per il mondo c'è l'inferno. Difatti dice: dovete essere riflesso del mio amore per tutti coloro che non amano e cui cuori sono conquistati dall'odio. Maria ci dice chiaramente che nel mondo in questo momento non c'è amore, dove non c'è amore c'è morte, addirittura c'è odio. In questo momento c'è guerra dappertutto, anche fra cattolici. Mamma mia, aprite Facebook e vedrete i peggiori cattolici che esistono, che poi la domenica vanno a messa, che magari dicono anche il rosario in latino, che fanno tutto. I peggiori sono questi, c'è guerra. E dove c'è guerra c'è il diavolo. Il diavolo sta portando avanti il suo progetto di distruzione attraverso i grandi poteri mondiali, attraverso i nostri politici e tutto questo, lo sappiamo. E anche una parte di massoneria che è nella Chiesa, lo sappiamo. Ma non solo, sta usando anche i poveracci che si stanno facendo guerra. Sta usando me e te quando insultiamo gli altri, quando rispondiamo su Facebook in malo modo. Nel modo giusto è giusto farlo, perché è giusto dare chiarezza, è giusto magari rispondere. Ma c'è troppa guerra. E la Madonna dice: è l'ora, noi siamo nati per vivere la pace in mezzo alla guerra. Impegnativo, molto impegnativo. Vivete, riflettiamo il cielo. Dobbiamo riflettere la luce di Dio in questo momento. In questo momento e non prima e non dopo. Noi siamo nati, Dio sapeva che sarebbe arrivato questo conflitto, questa guerra. E Dio ci ha creati e ha cercato di allenarci. Mi ricordo 3-4 anni fa ci diceva: sto cercando di allenarvi. E noi dicevamo: a che cosa? E a questo. A questo. Chi non è allenato come Davide, che era allenato a combattere contro i leoni e gli orsi, quando arriva Golia, badabum, cade. E la Madonna ha detto: arriveranno le prove, non siete forti, non ci siamo allenati, abbiamo disobbedito a Dio che ce lo profetizzava. Alcuni, ma voi sicuramente no, sicuramente tu sei il riflesso del cielo in questo momento. E poi l'ultima chiave, concludiamo con questo, dice: non dimenticate, non dimenticate. Gesù diceva sempre: in verità vi dico, fissatelo, non dimenticarlo, non dimenticarlo. E se la Madonna dice non dimenticarlo, è perché ci serve. È una cosa importante da ricordarsi in questo tempo. Senza la memoria di quello che Dio ci dice, la Madonna ci dice, nella nostra mente ci sarà troppa parola del mondo. Nella nostra mente o ci sono pensieri di speranza o ci sono pensieri di disperazione e di morte. O noi viviamo il cielo, la bellezza, o viviamo la morte. O siamo cristiani o non lo siamo. Non c'è la via di mezzo. I nostri pensieri ci dicono chi siamo. E il post che ho messo forse ieri, l'altro ieri, era: ma tu a che cosa pensi sempre? Che cosa c'è? Ah sì, era quel post del cuore. Gesù diceva: dal vostro cuore escono le cose che avete dentro. Cari fratelli, non dimenticate, dice Maria, tenete a mente, tenete nel cuore che Maria è con noi, che Dio è con noi, e Maria intercede per me e per te presso Gesù affinché Gesù ci dia la sua pace. Gesù dia a me e te la sua pace, non nel mondo, perché il mondo non la può ricevere.
non ci sarà pace. Abbiamo sentito nell'Afghanistan e ci saranno sempre più conflitti, e anche questo è tutto, c'è tutto un progetto di distruzione. Quelli che inneggiavano al fatto che se n'è andato Trump e che adesso è venuto Biden, che si definiva cattolico, abbiamo visto, alla faccia del cattolicesimo. Sembra che in questo tempo tutti quelli che si definiscono cattolici, bravi, e stanno facendo le più grandi, non posso usare questo termine che sono in diretta, ma avete capito. La Madonna ci sta dicendo: nel mondo non ci sarà la pace, ma Cristo vuole darvi la pace. Non dimenticatevi, io sono con voi, vi sto chiamando a vivere gioia, a vivere pace. Prego per voi perché Dio elargisca su di voi lo Spirito Santo, che vi renderà più che vittoriosi. Grazie di aver risposto alla mia chiamata. Grazie che dite amen a questa chiamata di diventare santi, di diventare gioiosi, di saper essere capaci di vincere il male con il bene. Pronti, cari fratelli e sorelle? Quindi a pregare adesso? Penso che sia abbastanza chiaro questo messaggio, tosto. Sembrava molto similare agli altri, ma quel è l'ora figlioli, dice, ci ha proprio detto: io so che Dio vi ha creati per quest'ora, per essere testimoni in mezzo agli altri, per attirare gli altri, per comunicare agli altri che il cielo c'è. L'altro giorno ho messo un post: non chiediamo a Dio di risolvere i nostri problemi, ma cerchiamo di non crearci problemi. È Dio che ci dice: non crearti problemi e non diventare un problema, ma sappi ascoltare Dio che ti dà le soluzioni per i problemi. Ed è arrivato attraverso questo messaggio tosto, impegnativo, difficile, perché essere gioia in questo tempo è molto difficile, ma possibile. Quando Filippesi, che dice San Paolo, lettera ai Filippesi, dice: tutto posso in colui che mi dà forza, è proprio questo, tutto posso, dovremmo dirlo, tutto posso con Maria, tutto posso. E cosa posso? Essere nella gioia, essere nella pace, essere il riflesso del cielo in questo tempo di inferno nel mondo.